da Hellblade 2 Senua's Saga a Black Myth Wukong, passando per Shadow of Conspiracy Section 2 e Echoes of the End. Sono ormai parecchi i titoli in via di sviluppo con Unreal Engine 5 ad averci spaccato la mascella. Dopo Legend of Ymir di We Made, dalla lontana Corea del Sud è ad esempio emerso Project Ryu, una nuova avventura single player ambientata nella penisola coreana. Prima di proseguire con il video, però, vi invitiamo come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche, così da non perdervi nessun nuovo contenuto di EveryEye.it. Mentre l'attenzione dei giocatori è giustamente focalizzata su Colossal come il già menzionato Hellblade 2, il numero di team alle prese con l'ultima iterazione dell'engine di casa Epic Games sta crescendo di mese in mese, portando talvolta alla nascita di progetti indipendenti piuttosto interessanti. È il caso di Ryu Production, uno studio con sede in Corea del Sud, e al momento composto da 6 sviluppatori soltanto, che avvalendosi dell'Unreal Engine 5 stanno appunto realizzando una nuova avventura per giocatore singolo. Purtroppo Ryu Production non ha fornito alcun dettaglio circa il canovaccio narrativo e le meccaniche di gameplay del prodotto, ma in compenso la diffusione di un trailer in engine ci ha comunque permesso di dare una prima occhiata al progetto e apprendere che questo offrirà una visuale in prima e terza persona. Interpretando una giovane studentessa sudcoreana di cui non abbiamo potuto ammirare il volto, i giocatori saranno infatti liberi di passare istantaneamente in qualsiasi momento dalla prima alla terza persona, a seconda delle proprie preferenze. Mettendo da parte la protagonista, il cui look cartunesco ci sembra un tantino fuori contesto, ad averci colpito sono però i superbi ambienti di Project Ryu, che a quanto pare sfoggerà una grafica spaventosamente vicina al fotorealismo. Osservando il trailer, e in particolare le sequenze in cui vengono immortalati un dettagliatissimo terriccio, un manto di foglie tipico dell'autunno e uno splendido paesaggio innevato, è impossibile non rimanere a bocca aperta dinanzi alla strabiliante qualità delle texture, grazie alla quale il confine tra gioco e realtà tende a diventare estremamente sottile. Oltre ad apparire piuttosto variegate, le curatissime scenografie dell'avventura urbana sfrutteranno il ciclo giorno-notte e saranno soggette a variazioni atmosferiche che di volta in volta si assicureranno di alterare il panorama. Sebbene Ryu Production non abbia specificato se si tratti o meno di lumen, anche il sistema di illuminazione pare avanzatissimo. Non per nulla la tecnologia che gestisce i sorprendenti riflessi di finestre e pozzanghere, senza dimenticare le migliaia di luci che abbelliscono la veduta cittadina nel cuore della notte, ci ha subito spinti a paragonare la resa di Project Ryu alle meraviglie next gen offerte dall'altrettanto strabiliante tech demo di The Matrix Awakens. Trattandosi di un team molto piccolo, Project Ryu appare incredibilmente lontano, ma le qualità esibite finora la dicono lunga sulle ambientazioni e le effettive potenzialità dello studio indipendente sudcoreano. In attesa che Ryu Production torni a parlarci del progetto, la parola passa come sempre a voi. Siete rimasti impressionati anche voi dal fotorealismo di Project Ryu? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso lo spazio dedicato ai commenti.